Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi tripla comparazione Sennheiser, tutta Sennheiser. Che cazzo? E840, E935, E945. Dopo la sigla. Iscriviti al canale, a te costerà un minuto, ma a me darai una grossa mano a far crescere il canale. Inoltre, ricordati di cliccare sulla campanellina, in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Allora, come abbiamo detto, oggi comparazione tutta Sennheiser, tra questi tre microfoni, tutti e tre microfoni per voce. Questi due più o meno hanno lo stesso prezzo, diciamo che uno ha una differenza di 15-20 euro, e in confronto all'altro, mentre qua la differenza è più importante. Qua siamo intorno ai 90-100 euro, lo si trova questo qui, mentre questi due stiamo tra i 100, 170 e i 180-190, dipende un pochettino da poi dal negoziante. Sono tutti e tre microfoni molto buoni, ottimi per i concerti live, eccetera. Non sono specifici per la sala di registrazione. E niente, io vi lascio il link della Sennheiser sotto nel box informazioni, in modo tale che così, se volete andare a vedere le specifiche tecniche di questi tre microfoni, lo potete andare a fare. Allora, andiamoli a provare e partiamo proprio dal E840. Sì, ok, allora, microfono E840 della Sennheiser. Sa, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Questo è l'E840, andiamo adesso a provare l'E935. Microfono E935 della Sennheiser, sempre. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ok, questo era il 935, andiamo a provare il 945. Sassà, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, Sennheiser E945. Questo è, diciamo, il più costoso di tutti e tre, anche se tra il 935 e il 945, come abbiamo detto, c'è una piccola differenza di prezzo, non è basta, al contrario di questo qui che oggettivamente costa di meno. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassari, sa, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ergonomicamente, tra i tre microfoni, diciamo che quello che preferisco è l'E945, ma anche il 935 va bene. L'E840 lo sento un po' piccino e non mi entusiasma, ma questi sono gusti. Come al solito non vi lascio un giudizio per quanto riguarda l'audio, perché non vi voglio influenzare, quello ve lo lascio a voi, anzi scrivetemelo sotto nei commenti che cosa ne pensate, quale dei tre preferite. E vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre connessi quando pubblicherò un nuovo video. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.